da terra. Ciao ragazzi e benvenuti in Messico. Siamo in Baja California, sì, vicino a Ensenada. E cosa stiamo per approcciarci a fare? È una delle cose più belle che puoi fare qua, che è provare il percorso, il pre-running. Lo dividiamo in settori e giorno per giorno ci spostiamo verso sud e proviamo, giriamo in moto alla fine, che è la cosa più bella del mondo. Senza lo stress della gara. Assolutamente senza lo stress della gara. Sì. Quindi noi adesso siamo a nord di Ensenada, sì. Faremo un pre-running in 2 settimane che ci porterà a sud, alla pass. La gara sarà al contrario, quindi partiremo dalla pass e arriveremo proprio a nord, qui a Ensenada. Le emozioni quali sono? Tante, perché io qua ci ho lasciato il cuore e ritornare dopo 10 anni è magico. Cioè finalmente torno in moto. Dopo, la tua gara. E poi sì, la mia gara. La Baia 1000 è la gara che dovevo fare e che non ho mai fatto point to point. E quindi è un'occasione speciale, specialissima. Sì, è stupendo. Cioè non ci sono parole, capito? Essere qua, respirare di nuovo l'aria, un po' dell'oceano, qua sulle montagne è magico, ti vengono alla mente tanti ricordi, tante situazioni belle. Si cancella tutto l'ultimo anno che è stato un po' fastidioso e faticoso per un po' di problemi fisici e qua si cancella tutto. Dai, è tempo di partire. Partiamo, via. Abbiamo parlato troppo. Harry, ti sento? Beh, perfetto. Tu mi senti? Ti sento. Dai. Ciao Marcellino, bello, ciao. Divertiti. Goditela perché questo vedrai che bello. Sono andato a prendere i cactus. La pensavo un po' più liscia io la faccenda. Qui e qui è liscio. Molto più liscia la pensavo. Sono 4 oggi, eh? Dimmi, giro il manubrio? Sì, devi alzare un pelo la moto per girare il manubrio. Buona. Ok. Aspetta. Scusa. E ci sei? Perché sono sui cactus.
Vieni. No, vieni, ci sono, ci sono, ci sono. Di loro. Ci sono. Sei divertito? Ma pezzi merda, enduro. Secondo me è medio, medio difficile. Poi lui dice medio facile, è buono, sono felice. Bene. No, no, tutto bene. Sì, bene, sì, 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 sì. Ciao ragazzi, ben ritrovati a San Felipe dopo una bella settimana. Ciao, ciao a tutti, sì, una bella settimana, intensa. Una settimana dove abbiamo fatto circa un migliaio di chilometri di pre-running, quindi di ricognizioni, e infernali, almeno per quanto mi riguarda. È stato uno shock e una bellezza, nel senso, uno shock perché mi aspettavo qualcosa di relativamente facile, cioè mi aspettavo quasi un rally, quindi scorrevole, con qualcosa di impegnativo, però qualcosa. E invece dimmi un po' cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato... Per te è tutto normale. Cioè, io ho ritrovato quello che è la caratteristica della Baja California, sì. Punti veloci e semplici, ma tanti sono come una pista di motocross con whoops naturali di terra, sabbia, pietre, fesh. Ci sono tutti gli ingredienti per un pranzo da croccante. Stellare. Croccante, 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 perché ti scrocchiano le ossa della schiena quando prendo le buche, sì. Allora, diciamo che la caratteristica di questo territorio sono proprio queste whoops, questi buche enormi, neanche regolarissime, quindi magari ne hai tre corte, poi a un certo punto è una voragine, poi una un po' più alta, un po' più bassa, quindi è davvero difficile trovare il ritmo giusto per galleggiarle o comunque riuscire a percorrerle in maniera veloce e costante, forse più costante che veloce, perché sono tanti chilometri e bisogna rimanere concentrati proprio, non è che puoi rilassarti. Concentrati e freschi, è chiaro che è una tecnica che sviluppi stando dei mesi qua e provando avanti e indietro sulle buche, soprattutto qui a San Felipe. Considerate che noi le chiamiamo whoops, ma non sono whoops create da un escavatore tutte belle regolari, no, sono whoops che negli anni si sono create con il passaggio dei trophy track nell'accelerare, nel frenare, che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, importanti. Sì. Ecco, poi da casa ci hanno chiesto come abbiamo preparato le nostre moto. In realtà questa settimana ci è servita anche a fare un po' di fine tuning, anzi abbiamo montato, forse la cosa che salta più all'occhio, abbiamo montato e provato dei fari Baia Design, quindi andiamo a sostituire il faro originale con questi due occhioni enormi da non so quanti mila lumen. E poi quali sono le altre modifiche che hai fatto tu a casa principalmente sulle moto? Principalmente gomme mousse, gomme Dunlop e mousse Mr. Wolf, rapporti, io solitamente uso il 14-50, va benissimo perché ti permette di raggiungere una velocità di 160 km orari, se mai fosse il caso, e di gestire la moto nel tecnico. Poi è chiaro, è il tuning sulle sospensioni è tutto quello che si fa solitamente
per una moto, per preparare una moto per le gare. Ecco, poi abbiamo un serbatoio da 15 litri Acerbis con il, come si chiama? Si chiama dry brake, il riempimento rapido, perché è obbligatorio qui per non perdere tempo. Rifornimenti rapidi, sì, e sì, sicuri. E quindi diciamo che sono moto da enduro con rapporti un pochino più lunghe, gomme adatte, una buona capacità di benzina di 15 litri e la cosa più importante sono proprio queste luci, perché abbiamo provato a guidare di notte. Eh sì, è un altro mondo. È un altro bell'impatto che hai provato, no? Perché qua non essendoci inquinamento luminoso, la notte nel deserto è notte, per chi l'ha già provata, è veramente buio. E avere sti due fanaloni davanti che ti illuminano come se fosse lo stadio di San Siro, la strada davanti a te, è assolutamente un grandissimo aiuto. Ecco, il tuo motto è Entra il polvo y las estrellas. Entra il polvo y las estrellas, sì, perché? Perché durante il giorno sei in mezzo alla polvere, o comunque le prime miglia fatte, quando c'è tanta gente, le fai in mezzo alla polvere, però di notte sei abbracciato dall'oscurità e dalle stelle, sei sotto un cielo stellato spettacolare. E la Baja California è proprio una magia. Infatti io sto per rientrare in Italia per il Salone di Milano e ti dico che faccio un po' fatica perché è stata una settimana fantastica e ti ringrazio davvero di cuore, contento, te e la tua meravigliosa famiglia, per avermi coinvolto in questa avventura, ma anche una grandissima esperienza di vita. E tu continuerai il pre-running? Io continuo il pre-running verso il sud, verso la pass, mentre ti aspettiamo. Sì. Sei tu che fai il tour de force, avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi, ti aspettiamo assolutamente. Ci vediamo tra una settimana alla pass per portarvi con noi a vivere questa Baja 1000 Special 2023. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.